Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre domenica, 13 marzo 2011. Lo vedete bene, cari amici, vero il titolo del nuovo video? Preti cattolici, celibato e moralità varie. Il fatto è che io ieri ho avuto la ventura di collocare il video intitolato Preti che vanno a suore. Sì. Potete andare a vedere, è tutto documentato, cari amici, a scanso di querele, a scanso di denunce, a scanso di dispiaceri giudiziari. Io documento tutto, non mi invento mai niente, è tutto documentato, cari amici, d'accordo? Quindi voi accomodatevi pure, casomai ancora non l'aveste fatto, sul video intitolato Preti che vanno a suore. E allora ho fatto un discorsino anche sul celibato dei preti. Senonché c'è sempre qualche mio amico che mi dà una mano, mi dà una mano ad approfondire le questioni. E questa volta è la volta di Polimar 1. Eccolo qua. Eccolo qua, lo vedete? Eccolo qua. Allora, l'amico Polimar 1 mi manda un articolo non recentissimo, di 1 o 2 anni fa, un po' di luce, Fiat Lux, un articolo non recentissimo, ma non ha importanza perché guarda, calza alla perfezione come coronamento del mio video, preti che vanno a suore. E questo, vedete l'articolo? Io documento tutto, il Papa e i sacerdoti africani, rispettate il celibato. E vabbè, questo non so quale sia il blog. Ah, blog.panorama.it barra verticale è del marzo 2009. Marzo, vediamo che discorso. Simpatico questo discorso, cari amici. Dal Camerun. Dunque, 2009. Il video Preti che vanno a suore è di ieri. Però quello che ha detto il Papa nel Camerun nel 2009 diciamo, lo completa adeguatamente quel video lì sulle monache e sui preti. Allora, è apparso sul sito, ripeto, TG.com, News, blog Panorama, It, Mondo, Marzo. Lo conservo questo, capito? Conservo tutte le cose delicate. Allora, mentre in tutto il mondo sale la polemica sull'uso del preservativo, il Papa apre un altro fronte di dibattito su un tema molto sentito in Africa, il celibato e la castità dei preti. A 8 anni dalle vicende di Emmanuel Milingo, pur senza citarla e rivolgendosi ai vescovi africani riuniti a Yaoundé in Camerun, il Papa ha raccomandato di vigilare con particolare attenzione sulla fedeltà dei sacerdoti e delle persone consacrate agli impegni assunti con la loro ordinazione e con il loro ingresso nella vita religiosa, affinché perseverino nella loro vocazione. L'autenticità della loro testimonianza richiede che non vi sia alcuna differenza tra ciò che essi insegnano e ciò che vivono ogni giorno. Sentite qua che bello adesso. In Africa si registra un vero e proprio boom delle vocazioni sacerdotali. Ah, che bello! Ma li ho fatti già dei video, però proprio nel 2009 avevo detto che in Africa ci sono i negretti che, siccome hanno poco da mangiare, vedono nel farsi prete la soluzione migliore, perché puoi entrare in seminario già da piccolino, non so, a 7, 8, 9, 10, 11, già non lo so. Poi ti fai tutti gli studi, scuola media inferiore, scuola media superiore, la teologia, poi diventi prete, colazione, pranzo, cena, vitto, alloggio, studi gratis, e diventi prete c'è anche un ruolo sociale. In fin dei conti, se sono stati i colonizzatori europei a portare in Africa il cristianesimo nelle sue varie versioni, non si vede per quale motivo poi i colonizzati, i neri colonizzati,
non vogliono anch'essi assumere un ruolo importante nella società, si fanno preti e gioco è fatto. Guardate, cari amici, che c'è un mio antico video, uno dei primi, che è intitolato Fatti preti, sarai felice, proprio così. Poi in un altro video ho consigliato ai giovani, perché già quando sono arrivato su questo canale, già c'era la disoccupazione giovane, ragazzi, e fatevi preti, no? Entrate in seminario, entrate, andiamo, ci potete entrare pure a 20-25 anni. Si chiamano 30 anni, le vocazioni tardive. Ma siete sempre benvenuti, cari, in seminario. E mica è vero che ci vuole la vocazione. Voi potete pure fingere la vocazione, capito? Cioè, ma che è vero che tutti quelli che fanno i preti già avessero la vocazione, già avessero. Vabbè. In Africa si registra un vero e proprio boom delle vocazioni sacerdotali. Oltre 24.000 seminaristi maggiori. 48.000 seminaristi minori. Oh, si parla poi del mondo dei seminari cattolici, mica si parla dei seminari protestanti, quelli cattolici. Con oltre 1.100 candidati al sacerdozio. Ma i problemi emergono quando si va a verificare come i sacerdoti africani vivono la loro vocazione, soprattutto dal punto di vista della castità. Fedeli alla cultura locale che mette al centro la fertilità, molti sacerdoti hanno moglie e figli. Uè, capito? Benché inseriti come sacerdoti nell'universo cattolico, essendo loro questi, i negreti, fedeli alla cultura locale che mette al centro la fertilità, molti sacerdoti hanno moglie e figli. All'insaputa dei loro vescovi, all'insaputa. Altri invece, nel rispetto delle regole familiari tradizionali, sposano la moglie del proprio fratello nel caso in cui questa rimanga vedova. Sì, anche nella massoneria c'è questa regola. Nessuna donna deve restare vedova. Se un fratello massone muore e quindi lascia una sposata e lascia una vedova, ci deve essere subito un altro fratello massone che se la sposa la vedova. Vedete la circolarità del pensiero, cari amici? Nessuna donna deve essere lasciata allo sbaraglio. C'è sempre bisogno di un uomo con la protega. E anche qua la pensano alla stessa maniera in queste zone tribali. Perciò, per la Santa Sede, spesso è difficile nominare i vescovi africani, perché molti candidati hanno il problema di avere una famiglia parallela. Poi millingo, eccetera, eccetera, ci frega poco di millingo. Molti sacerdoti africani hanno chiesto che si torni ad affrontare questo tema nella prossima assemblea speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi, in programma a Roma, eccetera. C'è persino qualche teologo, e qua arriva ancora un'altra cosa bella, c'è persino qualche teologo che ipotizza di offrire soluzioni diverse alla Chiesa africana. Sul modello delle chiese cattoliche orientali, dove i sacerdoti possono sposarsi, beh, dice la Chiesa africana, ci sono i neri hanno più vitalità dei bianchi, beh, dobbiamo adattarci alla situazione. Quindi facciamo in modo che nella Chiesa africana i sacerdoti cattolici sposino, no? Come già avviene tra l'altro nella Chiesa greco-ortodossa, ma anche nelle chiese protestanti. Ma il Papa sembra voler definitivamente chiudere la questione. Onorate il senso e i valori dei vostri impegni, ha detto parlando ai religiosi. E nel documento di lavoro del prossimo Sinodo dei Vescovi, il tema del celibato dei preti non viene affrontato direttamente. L'articolista è Ignazio Ingrao. Ignazio Ingrao porta un cognome celebre, Ingrao, mi dice. Sapete chi era Ingrao, vero? Pietro Ingrao, mi pare, è stato una delle colonne portanti del Partito Comunista Italiano. Credo che sia ancora vivo, è anziano, molto, molto, molto longevo. Pietro Ingrao, pensate che io conoscevo la sua moglie, Laura Lombardo Radice, coniugata Pietro Ingrao, che l'ho avuto come professoressa di materie letterarie nella scuola media superiore a Roma. Dio, che brava professoressa che era! E mi apprezzava molto, sapete? Mi apprezzava moltissimo perché ero bravo nella sua materia. E lettere, mi insegnava lettere, storia della letteratura italiana, capito?
Facevo di quei temi, ragazzi, facevo di quei temi. Beh, Ignazio in Grao, può darsi pure che questo sia un figlio o un nipote di Pietro in Grao e di Laura, Lombardo Radice, coniugata in Grao. Qui anche il Lombardo Radice è una grande famiglia, eh? Il fratello di Laura in Grao. Un altro Lombardo Radice, è stato un altro grande esponente dell'allora Partito Comunista Italiano, non mi ricordo il nome di questo Lombardo Radice, è stato un grande esponente, tra l'altro era anche un matematico, un filosofo. Beh, vedete cari amici, arriviamo al punto che si auspica per la Chiesa Cattolica Africana, diciamo così, qualcosa di più tollerante, lasciamo che essi si sposino, che loro si sposino i neri. I preti neri, lasciamo che si sposino. E a questo punto parliamo un po' di moralità varie, perché insomma è vero che la Chiesa sarebbe una diga contro l'immoralità, però purtroppo, siccome come diceva Gesù nell'Orto degli Ulivi, diceva: vigilate perché lo spirito è forte, ma la carne è debole. Voi vedete che anche il nostro premier ha lo spirito forte, ma la sua carne è debole, perché tutti i giornali non fanno altro che parlare, tutti i giornali, specialmente i giornali del capitalista Carlo De Benedetti, presto gli dedico un video speciale a Carlo De Benedetti, specialmente i giornali del capitalista Carlo De Benedetti, che sono La Repubblica e L'Espresso. La Repubblica, L'Espresso, l'ho già detto, ma io lo dico senza offesa, cari amici, senza offesa, non voglio offendere nessuno. La Repubblica e l'Europeo, che sono nelle mani del capitalista buono, Carlo De Benedetti, poi anche l'Unità e anche tutti gli altri quotidiani di sinistra o extrasinistra che leggono i buoni, sono tutti nelle mani dei capitalisti. E ne parlano tanto, i giornali dei buoni ne parlano tanto del cattivo Silvio Berlusconi, il quale è un capitalista cattivo ed è padrone dei giornali cattivi che leggono i cattivi del centrodestra. Beh, e che succede? Che anche il nostro premier, poverino, beh, è un cattivo. Tanti mi dicono: ma perché non ci parli mai delle malachelle del nostro premier? E io gli rispondo: ma cosa volete che parli delle malachelle del nostro premier? Da uno cattivo ci si aspettano soltanto comportamenti cattivi. E se no che cattivo è? E io vado a cercare invece i comportamenti cattivi di quelli buoni. E qua sta la notizia. E se io mi metto a parlare del bunga bunga, che è una cosa che mi fa ridere tra l'altro, non dico niente di nuovo perché ne parlano tutti. Quasi quasi del bunga bunga ne parlano pure i giornali cattivi. Dei cattivi, quelli che sono vicini al cattivo Berlusconi, quasi quasi. E cosa faccio? Mi metto a copiare queste banalità, il bunga bunga. E sul bunga bunga, appunto, dicevo qua, preti cattolici, celibato e moralità varie, e qua non, mi arriva, mi scuso se non ricordo chi me l'ha mandato, è questo qua. Comunque mi arriva un video che l'ho messo tra i miei preferiti, mi scuso se non ricordo chi me l'ha mandato, so soltanto che questo video si trova sul canale di Vincolando e il video, diciamo, riprende uno spezzone della trasmissione televisiva Exit, mercato di studentesse prostitute e assemblea della FAO. Poi questo ho fermato il video dove lui parla, cioè c'è una persona che parla e dice: è l'assemblea della FAO sulla fame nel mondo, cioè il maggior giro di queste studentesse, i maggiori introiti. Questo dice che si portava a casa 30.000 euro al mese. Questo signore intervistato da Exit, e voi andatelo a vedere, cari, sta tra i miei preferiti. E qua si parla del giro di studentesse, ma non quelle che vanno ad Arcore, e non quelle che vanno ad Arcore a fare bunga bunga lì, con quella giunonica rubacuori, rubi rubacuori, giunonica non mi piace per niente quella giunonica rubacuori, quella lì fra 10 anni è tutta sformata.
Eccolo qua, vincolando, cioè il canale si chiama Vincolando, il titolo è Il mercato delle studentesse e viene preso questo video, credo che sia uno straccio, un'estrapolazione dal grande programma televisivo Exit, si tratta della trasmissione intitolata Mercato di studentesse prostitute, poi è Assemblea della FAO perché le occasioni migliori per tanti che so, tanti che vogliono bene la fame nel mondo, la FAO, sembra che l'occasione migliore per andare con le studentesse prostitute sia quando vanno in trasferta alla FAO, ma anche qua in Italia. E questo spiega per filo e per segno questo signore che gestisce un suo giro di studentesse universitarie e prostitute. Queste sono, si vede che sono studentesse universitarie e prostitute di serie B. Perché quelle di Serie A sono arrivate a Villa Arcore a fare il burgabunga, cioè, a quanto pare pure queste però, considerando quello che fanno, poverette, queste studentesse universitarie qua, si capisce benissimo che magari ci sarebbero andate volentieri pure loro ad Arcore a fare il burgabunga. E allora, cari, per cui sulla moralità varie e nei cui confronti delle moralità varie. E ci sono i buoni che si stracciano i capelli e magari i buoni hanno in casa una figlia studentessa universitaria che fa queste cose e loro non lo sanno. Poi magari queste studentesse buone che vanno a prendono 1.000 euro a seduta o a nottata, è tutto specificato. Queste, magari c'hanno pure il fidanzato che gli ha fatto il regalino di fidanzamento, capito? Le moralità varie, cari. I canali. Il fatto è che tutti gli occhi dei buoni, sono tutti concentrati su quello che fa il Premier. Perché il Premier è un capitalista cattivo, mentre c'è quel capitalista buono che si chiama Carlo De Benedetti, e la cui stampa spara zero sui comportamenti del Premier, intanto in Italia. C'è questo fenomeno, cari, che non l'ho inventato io. Meno male che c'è la documentazione. C'è la documentazione, cari amici, c'è la documentazione, che io me la conservo, la documentazione. Exit, mercato di studentesse prostitute. Prostitute. Ma insomma, cari amici, cosa volete che vi dica? Preti, cattolici, celibato e moralità varie. Moralità varie. Le moralità varie sono un superprodotto. È patriarcale. La sessualità diventa una cosa complessa, talvolta anche perversa e anche mercenaria, proprio con il passaggio dal matriarcato al patriarcato, che è tanto ben descritto in questo romanzo storico mitologico di cui sono io l'autore. Ed è su questo mio canale, questa mia piccola TV pubblica, si basa su questo romanzo storico mitologico, cari amici. Allora, eccoli qua. Allora, a proposito del bunga bunga. Certo, c'ha tutti i riflettori puntati, ma io vorrei vedere se i riflettori venissero puntati pure sui clienti di queste studentesse universitarie. Vorrei vedere cosa succederebbe. Uè, giornalisti buoni, dei giornali buoni, in mano ai capitalisti buoni, ma perché non approfondite questo fenomeno sociale? Mettetevi pure voi in contatto con questo signore, se l'hanno fatto quelli di Exit, potete farlo pure voi, no? E la fotocamera, la cinepresa, mettetela pure su tutti. Dicono che c'è un giro da fare, cari amici, con queste studentesse universitarie prostitute. C'è un giro da fare, cari. Altro che quelle quattro gatte lì che andavano ad Arcore. E poi sapete che io ho fatto anche quel video favoloso. Video favoloso, e mica ne parlano i giornali buoni, eh? E i giornali buoni dei lettori buoni che sono diretti dal capitalista buono Carlo Benedetti mica ne parlano di certe cose. Infatti, quando ho fatto il video il cui nome è Le Lolite di Jean-Paul Sartre, tanti sono rimasti stupefatti. Mi hanno detto: ma no, non è vero, tu Serafino Mazzoni ci stai dicendo il falso. E io ho detto che Jean-Paul Sartre, che era la grande guida intellettuale
morale e spirituale della gauche, della sinistra francese e mondiale. Qui Jean-Paul Sartre ha scritto opere favolose, l'opera sua famosa a livello ideologico non è Lettre à l'Énéant, ma è Critica della ragione dialettica, sono due volumoni così, e in Critica della ragione dialettica egli scrive che il marxismo è l'insuperabile filosofia dei nostri tempi, non c'è avuto nessuna capacità previsionale questo grande uomo, Jean-Paul Sartre, perché dopo lui l'ha scritta nel 40, no, nel 60 quest'opera, e dopo 20, 25, 30 anni l'URSS è caduta. Diceva è l'insuperabile filosofia, non si... però intanto che faceva la guida spirituale, morale, intellettuale, Jean-Paul della sinistra, intanto si faceva, anzi deflorava, le voleva avere, si deflorava le vergini, le lolitte, le vergini dei licei francesi dove insegnava storia, insegnava, e Simone de Beauvoir, l'angelicata creatura, la quale, diciamo così, seduceva, lei le seduceva col fascino intellettuale, no? Simone de Beauvoir, seduceva questi quindicenni, sedicenni, e poi gliele portava belle calde al suo amico Jean-Paul Sartre, il quale ne ha deflorata più di una. Poi la faccenda si è risaputa, no? Che questa professoressa dei licei francesi faceva questo lavoro, no? Perché poi queste qua hanno parlato, è successo, scusatemi, un casino. Allora che hanno fatto? E questa Simone de Beauvoir è stata cacciata via da tutti i licei francesi per indegnità, moralità varie. E questo era la guida suprema sul piano intellettuale, morale e politico di tutta la sinistra francese e mondiale. E io quando ho fatto questo video, molti mi hanno detto cosa te la vai a prendere con Jean-Paul Sartre? Non era mica un capo del governo, è il nostro premier un capo del governo. Io gli ho risposto, ma guarda che Jean-Paul Sartre è più importante del capo del governo. Una guida spirituale, nazionale e mondiale, è più importante dei capi dei governi. I capi dei governi, in fin di conti, seguono i consigli delle grandi guide morali, spirituali e politiche. Se un Berlusconi ha saputo che una grande guida spirituale, morale e politica come Jean-Paul Sartre andava a deflorarsi le lolite, Silvio Berlusconi ha detto, beh, se lo fa una grande guida spirituale, morale e intellettuale, lo posso fare pure io. E lui, Jean-Paul Sartre, è più importante di me. Io sono un semplice capo del governo, oggi ci sono, domani non ci sono, ma Jean-Paul Sartre come guida spirituale resta nell'eternità. E andava con le lolite di Jean-Paul Sartre. Ricordatevi il mio video intitolato Le lolite di Jean-Paul Sartre. Tutti scandalizzati, i buoni e i puri, perché dice non lo sapevano, non si fidavano di me. Non, perché non gli insegnano a scuola, così come a scuola non insegnano, per esempio, che il fondatore della pedagogia moderna, il fondatore della pedagogia moderna, Jean-Paul Sartre, e non ha esitato a scrivere nelle sue stesse confessioni che durante un suo soggiorno a Venezia, con dei soldini, si trastullò per qualche mese con una bambinetta di 10 anni. E anche Jean-Paul Sartre è una grande guida spirituale, morale, intellettuale, anche nei libri di testo per le scuole medie superiori, nei libri di storia della filosofia se ne parla alla grande, di Jean-Paul Sartre. Magari non ti scrivono che egli ebbe una moglie che si chiamava Teresa Lavasseur, mi pare, alla quale fece fare tanti bambinetti, e mano a mano che li faceva questi bambinetti, lui, questo grande, custode, questa più grande guida spirituale, mano a mano che nascevano i bambini e li portava all'orfanatrofio, e chi si è visto, mi pare 4 o 5 ne ha portati all'orfanatrofio. Poi ha scritto Contratto sociale, l'Emilio, le colonne, e non è un povero diavolo del capo del governo che magari ha letto, ha studiato che cosa lì, Jean-Paul Sartre andava
con le studentesse dei licei, le portava vergini, vergini, la sua compagna Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir. E lui chiamava lei Castoro e lei chiamava lui Cobra. E le portava belle calde calde e lui le deflorava, proprio la deflorava, deflorava. E allora il capo del governo diceva: vabbè, ma quello lì è una guida spirituale, intellettuale e morale della sinistra francese e mondiale. La sinistra francese e mondiale vanta la superiorità morale, e faccio pure io allora quello che faceva un po' il no. Lui è una guida, eccole qua, cari, le moralità varie, eccole qua. E preti cattolici, celibato e moralità varie. Sì. Allora, cari, allora qua si dovrebbe proprio approfondire la questione, vero? Andate, cari amici, lo trovate, l'ho messo subito tra i miei preferiti, cari, questo qua, eh? Questo, cari, è un fenomeno sociale. Tanto diffuso quanto sommerso. Sapete che c'è l'economia sommersa? Che è tanto oscura. E anche questo fenomeno sociale è tanto oscuro, cari amici, queste care, dolci studentesse universitarie che si accontentano di fare il bunga bunga con i clienti normali, capito? Non potendo fare il bunga bunga col Premier, lo fanno con i clienti normali, si prendono soltanto 1000 euro a seduta o a nottata, capito? Ogni particolare in cronaca, cioè ogni particolare dentro questo video, capito? Ecco le moralità varie. Ah, signore, cari ragazzi, mi raccomando, quando fidanzate, state un po' attenti alla situazione, perché queste qua, poverete, magari vorrebbero comprarsi qualche borsetta, che so, qualche capo d'abbigliamento interessante, vorrebbero fare una vacanza a Sharm el Sheikh, come fai a rinunciare a una vacanza su quel mare meraviglioso? Sono cose che l'umanità ha sempre fatte, queste, no? Volare con l'aeroplano che sono le Maldive, beh, ci abbiamo tutti dei diritti, no? E queste fanno sto lavoro e poi magari tu gli hai dato l'anello. Per cui ho sempre detto, ed ho specificato bene nel video intitolato "Attenti allo sperma". Sì, che strano, che strano, che strano. C'è un video intitolato "Attenti allo sperma". Capito? Capito? Perché poi le conseguenze del vostro sperma, voi, se nasce un bambino, le pagate per tutta la vita, eh? E i magistrati non danno ragione a voi, danno ragione alla donna alla quale voi avete regalato il vostro sperma nel punto giusto, tra l'altro. Va bene, cari amici, qua. Come chiusura io direi al Papa di riflettere. Il Santo Padre ci dovrebbe riflettere un po' su questa faccenda, eh. Insomma, ci dovrebbe riflettere il Santo Padre sulla questione del celibato, anche perché, devo ripetere per l'ennesima volta, Santo Padre teologo, lei Santo Padre teologo dovrebbe dire qua ai giovani del web per quale motivo tra tutti i preti del mondo solo i preti cattolici non si sposano. Tutti si sposano. Solo i preti cattolici, allora si sposano. I preti protestanti delle varie ramificazioni protestanti che sono infinite, i preti protestanti, i preti greco-ortodossi, i preti islamici e i preti ebrei. E parlo solo delle religioni patriarcali, religioni monoteistiche patriarcali, no, patriarcali nel senso che c'è un solo Dio, maschio o maschio. Si sposano tutti meno i cattolici. Possibile che solo i cattolici che non si sposano siano migliori degli altri preti? Che si sposano? Possibile? E poi succede appunto che in Africa, dove c'è più calore, questi hanno la famiglia di nascosto, anche questa è una famiglia in nero, e non riescono neanche delle volte a fare i vescovi perché si scopre che quello lì che è candidato a fare il vescovo c'ha la famiglia, c'ha pure i figli. Va bene, cari amici, abbiamo fatto un'altra chiacchierata insieme. Io, cari, vi ho detto la mia, adesso attendo la vostra, eh. Sono tutti materiali di riflessione, va bene? Ah, non dimenticatevi, che c'è il mio video e fatti prete e sarai felice. È proprio in sintonia con questa corsa al sacerdozio che c'è in Africa. Dici, che corsa al sacerdozio che c'è in Africa? D'accordo, presto ci avremo in Europa tutti i preti, quasi tutti i preti neri.
E poi si sposeranno pure loro qua in Europa, va bene, meglio per le donne, va bene, meglio per le donne. Però qua in Europa abbiamo pure la legislazione particolare che dice che l'uomo che ha usato lo sperma deve pagare per tutta la vita. E non siamo in Africa qua, capito? Dove ancora non abbiamo questa legislazione avanzata, per cui i magistrati danno sempre ragione alle donne, perché le donne per fabbricare il bambino impiegano 9 mesi, eccetera. Invece l'uomo ci mette solo un mezzo cucchiaino di sperma. E voglio vedere i neri quando verranno in Europa, ce ne avranno dei parrucchiani che vogliono andare con loro, però se non stanno attenti a come usano lo sperma, ah, dice, quanto la rimpiangono quella fuoriuscita di sperma messa nel posto sbagliato, nel posto giusto, decidete voi. Va bene, cari amici, grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.